Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marut con un nuovissimo appuntamento con Marvel Snap e la nuova season di Marvel Snap. Signori, ci sono tantissime novità, tra cui in questi giorni ci sono i Twitch Drops e ci saranno, non perdetevi, a partire dalla live di stasera ci saranno dei giveaways, quindi saranno regalati dei codici e ci sarà un evento che verrà annunciato molto carino in cui metterò in palio un season pass. Quindi per chi non ha ancora preso il season pass della nuova season, ragazzi, stasera sul canale non perdetevi la live. Altro modo per supportare il canale prima ancora di andare al video di oggi della nuova season e della nuova carta Gwenpool, scaricate Ant Legion dal link in descrizione. Mi raccomando, nuovi account da mobile, bisogna arrivare con la regina al 5, ci vogliono 5 minuti di tempo, quindi ragazzi, se avete un minimo di tempo, importante che siete nuovi account, potete supportare il canale in maniera gratuita, quindi mi raccomando, non perdete questa possibilità. Detto questo, signori, andiamo immediatamente ad aprire la variant Mystery Premium, dove troviamo Deathlok di The Nip. Non sono un grandissimo fan di The Nip. Stavo giocando un Arishem Loki. Andiamo a vedere la carta invece nuova del pass. Qual è, signori? È Gwenpool. Gwenpool alla scoperta. Più 2 forza a una carta casuale della tua mano. Ripeti l'effetto per 3 volte. Quindi potrebbero andare tutte su uno, potrebbero andare su tre diverse. Insomma, è molto casuale. Io questa carta, innanzitutto voglio fare una cosa prima che me ne scordo, perché ho fatto un aggiornamento e me l'ha messo in italiano. Io voglio giocare in inglese e sapete il perché. Perché in italiano ci sono delle traduzioni purtroppo sbagliate. Quindi vi consiglio altamente di giocare con il gioco in inglese, se avete la possibilità di capire l'inglese, ovviamente. Andremo nel mio Arishem Loki che stavo giocando a inserire Gwenpool. La inseriremo qui dentro, quindi non è un vero e proprio mazzo in cui. Perché c'ho Mockingbird così? Ah, ok, deve essere splittata. Questa cosa mi sta infastidendo, però. Fatemi fare la custom card. Fatemi fare la custom card, queste sono cose importanti. Non è che uno può iniziare a giocare senza aver fatto la custom card, ragazzi, non scherziamo. Vabbè, la scelta non la posso fare. In realtà avrei anche diversi avatar da utilizzare epico. Ma per il momento faremo il legendary, che è quello che mi piace. Metteremo la versione prismatica e salveremo in amicizia. Fatto questo, allora dobbiamo decidere di inserire Gwenpool all'interno di questo mazzo. Andiamo sicuramente a inserire Gwenpool. Dove la vogliamo mettere? Allora, noi abbiamo Valentina, che è una carta molto sinergica. La possiamo giocare a turno 1 e ci crea un drop a 6, che possiamo giocare a turno 3. Costa 4. Rogue è fortissima in questo meta. Storm un change location, sapete come la penso. Mobius è una delle dex card più forti del gioco. Agente Coulson, carta core del mazzo. Shang-Chi, dex core del mazzo. Loki, forse la carta più forte da giocare con Arishem, per i motivi che vi ho detto anche nei video precedenti. Forse l'unica carta che si potrebbe togliere è Nick Fury. Nick Fury, mettere Gwenpool. E poi chiudere la lista del mazzo con Vision, Mockingbird che si sconta con tutte le carte non appartenenti al mazzo iniziale, e Blob che in questo archetipo Arishem sta trovando una forza mai vista. Io direi che questo Arishem lo chiameremo Arishem Gwenpool. Ovviamente nei prossimi giorni andremo poi a giocare dei mazzi appositi creati per Gwenpool. Dei mazzi magari basati sul land buff, che quindi sfruttano alla perfezione la sua meccanica di buffare la mano con carte che poi effettivamente invece qui la giocheremo solo come carta tempo, che fondamentalmente avendo un mana extra la possiamo giocare di turno 3 e sarà molto molto forte. Andiamo a tirare Angel. Riniziata la scalata, potrebbero essere Negative. Allora, Negative, in realtà avendo pescato già Blob, ci potevo pure pensare a giocarlo di turno. Però adesso che costa 5, insomma, non mi sembra il caso. L'avversario potrebbe giocare già su Ant-May. Io a Mantis. Mantis adesso prende una copia della carta che l'avversario ha giocato. Se la prendiamo, quindi proviamo a giocare destra. Ma non penso mai che l'avversario gioca a destra. Invece, l'avversario non solo gioca a destra, ma gioca a doppia carta a destra. Adesso vediamo Mantis cosa prenderà. Prende una copia già buffata di Rocket Raccoon e questa cosa non ci spiace. Righetti Bridge, location un po' me. Location un po' me.
Soprattutto perché la riga di bridge, le carte potrebbero finire qui da Lion's Mane, questa cosa non è bellissima. Penso che passerò il turno 3, che per noi in realtà è mana 4, per poi giocare Vision su Hans May, sperando che non ci siano carte su Riga di Bridge. L'avversario gioca Bishop, quindi setta il suo engine, e adesso vediamo che cosa succede nella rollata di Hans May. Io nel dubbio snappo, prima di tirare Vision su Hans May. L'avversario tira Nightcrawler su riga di bridge, terribile. Vision, vedi dove devi andare? Vision, sei un maledetto. Ti odio. Io non ho parole. Io non ho parole, ragazzi. Io non ho parole, ma va bene. Andrò a tirare Blob. E poi fondamentalmente andremo a chiudere con Rocket Raccoon. Angela ovviamente va a sinistra, perché è giusto così, no? Magari quando su riga di bridge. Mi sembra assolutamente giusto. Comunque 17 punti di blob li abbiamo appoggiati. Qua possiamo fare una cosa interessante. Possiamo tirare Debris, che comunque vanno entrambi a perdere il pezzo lì. Tirare Rocket Raccoon e tirare Sage. Giochiamo per la differenza cubi. Con Debris ci chiudiamo dalla possibilità che lui ci possa scammare la riga di bridge. A lui fondamentalmente non gliene frega niente di giocare per la riga di bridge, poi peraltro. Va a tirare semplicemente Iron Man per la differenza punti. Con un più 11, ma noi con un più 15 andiamo a vincere. Io penso che lui sia... Spero che lui fosse un bot. Spiegherebbe anche perché ha giocato Nightcrawler su riga di bridge. Vabbè, abbiamo preso 4 cubi, Gwenpool non l'abbiamo pescata. Purtroppo con Arishem, diciamo che pescare una carta specifica non è così semplice. Io, ragazzi, tra pizzicati di zanzare e il caldo, c'ho una sete assurda. Arishem se la ride, noi vorremmo pescare la nostra Gwenpool, non ci dispiacerebbe affatto. Andiamo comunque di Valentina di turno 1. Io snapperei subito, cioè proprio per far capire all'avversario che abbiamo una mano veramente figa. Con Valentina into Storm di turno 2, into il pezzo magari a 6, che potrebbe essere anche una carta tipo Blob. Blob è l'out più forte che possiamo trovare. Attenzione, Giganto ci piace pure. Qui possiamo andare a fare Storm sinistra e vincere sinistra, anche se in realtà con la Superflow potremmo giocare Giganto già adesso. Andiamo a tirare Storm. Il prossimo turno avremo turno 3, quindi avremo 4 mana, 5 mana. Possiamo decidere o di giocare, penso che giocheremo Giganto, perché Giganto fondamentalmente lo posso giocare solo a sinistra, invece Drax lo possiamo sfruttare dopo. L'avversario gioca comunque a sinistra e gioca Fastos. Avversario, un deck con Fastos, forse un Silver Surfer. Forse lui è un Silver Surfer. Andiamo a tirare Giganto. 11 punti prelibati a sinistra. Lui potrebbe tirare Brood, se è un mazzo Silver Surfer. Vediamo. Infatti, hanno sempre la carta migliore, eh? Non ci sono dubbi. Comunque, con 8 punti vanno giusto giusto avanti di uno a noi. Quindi dovremmo cercare di pescare qualcosa che ci permette di fare punti nelle location. Tra parentesi, lui potrebbe giocare Rogue, perché è un Silver Surfer. Quindi, però, che facciamo? Blob non lo giochi? Blob lo giochi per forza. Vai a non giocare Blob. Blob lo tiri. Blob di turno 4, tanta roba comunque. L'avversario gioca Gwenpool, a differenza nostra l'ha pescato. Vediamo che cosa ci siamo pappati dal mazzo: Loki, Red Guardian, Namora, Warpath. Arriva Namor. Arriva Namor, che non è propriamente la carta che uno si aspetta di trovare.
Possiamo tirare Stator into Mobius, semplicemente per buttare giù cose e poi chiudiamo con doppio drop a 4 mid. Facciamo tipo Namor into Drax. Avversario tira Sebastian e tira Silver Surfer. Questo significa che probabilmente il turno dopo avrà Shang-Chi, sarebbe un top deck clamoroso per noi. Sarebbe the best top deck in assoluto. Ovviamente Vision lo peschiamo un turno dopo. Ci avrebbe fatto vincere sinistra. E qua dobbiamo. Non possiamo neanche ritirarci perché c'è Monte Vesuvio purtroppo. Unlucky. Avremmo anche potuto pescare una roba tipo Jeff. Vabbè, qui dobbiamo giocare per forza. C'è Monte Vesuvio. A meno che l'avversario non si suicida. Guanfo ha trovato i buff su Sebastian. Comunque, skill è importante. Mockingbird into Red Guardian. Shang-Chi probabilmente avrebbe fatto molto ma molto male. Forse non bastava neanche, perché lui aveva 8 e 3, 11. Noi facevamo tipo 6 e 3, 9. Avremmo perso anche con Shang-Chi. Avremmo dovuto pescare Vision un turno prima. L'avversario è contento così. D'altronde, lui è skilladissimo. Gwenpool ancora non riusciva a pescarla. Sicuramente, vi ripeto, non è il mazzo migliore dove giocare Gwenpool, nel senso che non la pescate sempre. Però c'è da dire che giocarla di turno 3 è veramente una giocata in ottica tempo fortissima. Arisce, mi se la ride, contento lui, contenti tutti. Abbiamo in mano Coulson. Di pescare Gwenpool ancora non se ne parla. The Collector, io qua andrei a snappare subito. Che The Collector con agente Coulson di follow up sono 4 punti già di The Collector. Ci piace. Ma poi va a fare tutto il mazzo di turno 1, quindi un mazzo riesce anche lui. Va bene. Gameplay Grog in questo matchup potrebbe essere fortissima. Peraltro arrivano punti importanti di The Collector. Andiamo a tirare gente Coulson. Annihilus potrebbe trovare qualche carta con cui scombarci. War Machine, Sandman, le cose si fanno molto interessanti per noi. Arriva Mobius, ma in realtà non abbiamo niente abbiamo War Machine per giocare su The Vault, che non è male. Comunque giocheremo War Machine in tempo. L'avversario gioca anche su The Vault, gioca Nick Fury. Nick Fury generato da Arishem. Vediamo cosa esce a sinistra. Shulk per noi. Mojo per lui. Va bene. Tutto sommato va bene. Turno 5. Potremmo giocare. Allora, Annihilus non fa niente. Potremmo giocare Sandman e costringere l'avversario a giocare una sola carta il prossimo turno. E noi tirare Blob magari. Lui tira Luke Cage. Tira Armor. E noi appoggeremo Blob, che è l'unica giocata da fare in questo turno. Vediamo se l'avversario decide di giocare a destra. Presumibilmente sì, è l'ultimo turno per giocare lì. Vediamo se anche lui tirerà Blob. 23 punti il nostro Blob. Lui tira Spectrum. Cioè praticamente lui ha tirato 400 carte ongoing e è riuscito a tirare Spectrum. Non da tutti. Non possiamo fare Mockingbird scontata. L'avversario si concede perché sa che non può vincere. Ci spiace. Aspettando di pescare la nuova carta. E di vedere com'è. Come worka. Arishem continua a ridacchiarsela. Blob Rogue, non quella di mazzo. The Nexus, attenzione. Lui non è un mazzo Arishem. Possiamo giocare Mister Sinistro e Centro. Di turno 1, non è male. Quantum Realm. Rogue ce la teniamo perché potrebbe essere una decisione interessante. Shang-Chi potrebbe anche essere lui decisivo.
Non sappiamo che mazzo è lui, sicuramente non è un mazzo Arishem. Sarà pure lui, forse un mazzo con Gwenpool, chi lo sa? Chissà se riusciremo a pescare Gwenpool prima di fine partita, sembrerebbe essere un mazzo ongoing, quindi Rogue potrebbe dire la sua. C'è da dire che giocare Rogue adesso a me non dispiace. Perché comunque è vero che lui potrebbe avere altri ongoing interessanti, però questo ci piace. Baku, Miek e Misty Knight. Ok. Andiamo ad appoggiare prossima Midnight. A sinistra. L'avversario tira Kazar. Andiamo ad appoggiare. Forse appoggerei più Vision destra per perdere Brio. E poi tirare un eventuale Blob. In realtà io potrei tirare anche Storm. Mettiamo caso che lui tira Gilgamesh. 5, 4, 9, 8. Se tirassi Storm qui, più una 4. Potrei tirare Storm più Kyera. Però penso che andrò a fare questa giocata qui. Mi sembra troppo forte. Lui fa Alio. Alio si fa malissimo. Aliot ci fa malissimo, Aliot è completamente a caso. Aliot non avremmo vinto neanche con Storm, ci avrebbe silenziato anche Storm. Aliot è una carta che, tirata a caso, può fare un sacco di danni. Comunque devo dire che Gwenpool la vedo bene con una versione magari move, quindi con le carte che si spostano, buffare le carte che si spostano è una figata. Potrebbe essere interessante. Il problema è che qua Arishem lo potresti fare di turno 3 e la cosa è forte, con altri mazzi no. Qua possiamo giocare in funzione di Namora, in funzione di Mockingbird, sicuramente non in funzione di Modok. L'avversario parte di Sunspot, quindi quando partono di Sunspot potrebbe essere un altro Evo deck. Noi abbiamo una mano bruttina, non abbiamo letteralmente niente, volendo potevamo fare anche Wong into Namora. Ma non abbiamo carte giocabili. A meno che non vogliamo giocare Rogue Tempo. Proprio in funzione del fatto che a questo punto. A questo punto penso che lo faremo. Andiamo a tirare Wong destra. L'avversario tira wave. Potrebbe essere letteralmente qualsiasi cosa. Andremo a tirare War Machine centro. Per poi tirare Namora a destra. Attivarsi due volte. Potrebbe essere un Galactus. Non so. Non lo so. Sunspot Wave. Potrebbe anche essere qualche mazzo. Tipo un bot. Mi sa di bot. Mi sa di bot. E a questo punto snapperei. Andiamo a fare Namora, che si attiverà due volte. L'avversario tira Jubilee, che prende Wasp. Penso uno dei mazzi più brutti che abbia visto in tutta la mia vita. Voglio sperare che sia un. Voglio sperare che sia un. Un bot. Final turn. Possiamo fare Valentina into Mockingbird into Mobius. Lo giocheremo al centro. L'avversario decide di ritirarsi prima del turno finale. Non sapremo mai se il tizio era un bot oppure no. Il nostro obiettivo rimane comunque l'80. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Magari con delle partite da 8 cubi. E con delle scammate importanti. Ma io vorrei pescare Gwenpool. Cioè, prima di finire il video almeno. Una volta per tirarla, giusto per. Fare l'ebbrezza di sbazzucare buff nella mia mano. Come vedete, ragazzi, c'è cioè, la difficoltà del pescare una singola carta in un mazzo Arishem. Poi che io ce l'ho pure con i mazzi da 12, quindi figuriamoci. Ce
Cioè non c'è verso per me di pescare Gwenfall. Questa cosa è incredibile. Quindi la Rocket Raccoon subito. Infatti lanci fa rimischiare le carte nel mazzo, quindi penso che io qua snapperei, perché possiamo fare beta rebuild. Beh, l'avversario si concede subito. L'avversario appena ha visto Attila nel nostro snap, spaventato, scappa via. Ennesima partita in cui non peschiamo Gwenpool. Riproviamoci in questa. C'è da dire che ricominciare la ladder comunque è divertente. La scalata è bella. Poi una volta fatto infinito, ragazzi, si perde tanto. Non ci sono reward, capito? Però riniziare la scalata di inizio season è figo. Questo sì. L'avversario è un mazzo Arish, quindi su Panopticon faremo il bordello. E lui parte già così. E Vision lì è tanta roba, quindi Moonite non lo tirerò, ma tireremo Mobius. Io su Mobius snap. Quinjet per lui, Quinjet è di mazzo, ma non servirà granché perché abbiamo tirato Mobius. E c'è di nuovo la Mojoworld. Io andrei a tirare Namor a sinistra intanto. E l'avversario concede. Su Mobius concede. E vabbè. Oggi va così, ragazzi. Abbastanza spedita. Turno 3, snappi. L'avversario già capisce che si è messa male, tira una carta e concedono. Un po' modalità pussy, ho notato. Noi siamo sempre alla ricerca di Gwenpool. Sarà emozionante vederla nella nostra mano. Più facile che la generiamo casualmente con Arisha. A questo punto, Aliot a 10 è una carta molto interessante. Attenzione, Mobius. Mobius in top deck fortissimo. Dopodiché possiamo fare Omega Red. L'avversario tira The Hood. Potrebbe essere un mazzo Anivus. Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo, come diceva Battisti. Di sicuro non tirerò Omega Red su Vormir. Questo è poco ma sicuro. L'avversario tira subito il demone. Noi appoggiamo Vision a sinistra. Ok. È un mazzo Anius. Quindi penso che sinistra non lo vogliamo contestare a arrivati a questo punto. E credo che vogliamo fare Sandman. È vero che tanto lui potrebbe fare Cannonball, non lo so. Potrebbe giocare Xerxes, ma Xerxes qua si spaccherebbe. Io direi Blob adesso e Aliot dopo. Questa è la mia idea. Lui tira Anivus, quindi si acchioppa le schifezze. Peccato che non siamo riusciti a portare lei qui. La mia idea era questa. La mia idea era portare Vision destra, Vision centro e Aliot sinistra. Che se dovesse giocare uno Shang-Chi, qualcosa di strano, un Enchantress, io qua snapperei. Non credo che lui abbia più di questi punti. 11 e 4, 15. Non penso che lui abbia il modo di contestare queste. Secondo me lui a sinistra ha tirato tipo Shang-Chi, che verrà silenziato. O comunque un Dark Hawk, che lui pensava di farci un miliardo di punti. E invece Mr. Opponent, Aliot, carta sottovalutatissima, che a 10 invece è rottissima. Ci regala 4 cubi. Peccato che Mr. Opponent non ci ha snappato in faccia con una giocata così forte di follow-up. Anche perché era praticamente punito solo e esclusivamente da Eco e da Aliot. Non penso ci fossero altre out. Aliot continua a scalare. Noi siamo sempre alla ricerca di Gwenpool. Un giorno la troveremo. E chissà se questo è il giorno. Io penso che Okoye turno 1 meriti lo snap. Prima cosa. Seconda cosa, mi piacerebbe pescare Gwenpool. L'avversario fa Blade into Nightcrawler. Penso che sia un bot. Quindi adesso
Considerando che lui è un bot, dovrei cercare di perdere la priorità entro il turno 5. Quindi dovrei giocare tipo tutto qua, sperando che lui giochi di là. Vediamo. Ok. Colson, tra l'altro, generato casualmente, non è quello di mazzo. A Stator costa 1 perché l'avversario ha scartato una carta. Ok. Come vi dicevo prima, cerchiamo di perdere prio, quindi Omega Red non lo voglio mettere. Al momento potrei giocare Medusa centro, tanto sto a 5, lui sta a 7. E Stator sinistra. Ci manteniamo a tiro. Lui tira Bishop. Si continua a scontare Mockingbird. E ma messo il panetto, dovresti snappare. E dai. Vabbè, noi andiamo a tirare Mockingbird. Andiamo a tirare Attuma giusto per farlo morire. Magari non si sa mai, peschiamo Knull. Sfruttiamo il mana. L'avversario tira Okoye. No, Angel no. Attenzione, è entrato Angel. Però siamo ancora perdenti. E snappa. Camaiella. Guarda se snappa questo. A questo punto sai che vi dico? Ci prendiamo la carta? A zero? Dai, ci prendiamo la carta a zero. Un po' strano sto tizio. È in vantaggio di due location su tre, non snappa. E snappalo. Attenzione, l'avversario si chiude a sinistra, quindi dandoci la certezza che è un bot. Ci aumenta il costo di orca, questo è scorrettissimo. Però questa giocata non è tanto da bot, eh. Devo essere sincero. Questa giocata non mi sembra per niente da bot. Vabbè. Abbiamo anche pescato una carta di merda. Andremo a fare questa play qui. Che nel momento in cui prendiamo la Ground City prendiamo il più 4 anche centralmente, ma soprattutto con il più 3 di Omega Red andiamo a dare più 3 anche a sinistra. Lui fa Electra su Angel, che mi sembra una play di una forza incredibile. Beh, uno dei bot più strani della storia, non ha voluto snappare. E soprattutto ha fatto questa play con 3 carte da 1 sulle Kellos, che quasi quasi mi ha sconvolto. Signori, l'ultima partita probabilmente per l'80. Riusciremo a pescare Gwenpool? Questa è la vera domanda. Ce lo chiediamo tutti. Allora. Ah, comunque questa cosa è incredibile. After turn 4 swap the position of the location. Vabbè, partiamo di Sunspot. Sunspot è una carta molto forte in Massiage. Lui è un mazzo Arishem che parte di Quinjet. Arriva Shocker, arriva Swarm. Meglio giocare Shocker che tanto non ha abilità, piuttosto che giocare Swarm. Magari pesco qualcosa che mi fa scartare le carte. L'avversario tira anche Mobius di mazzo, quindi più o meno giganterà Loki. Ah, ma a questo punto io penso che farò Rogue su Mobius. E li snap in faccia. Rogue su Mobius. Dopodiché andremo a tirare Loki. Gwenpool sarebbe stato molto bello pescarla, ma a quanto pare, meno che non la peschiamo da Loki a questo punto. Hulkbuster su Quinjet. Qui Torque va a mettere il martello nel mazzo. Ormai abbiamo strani rapporti con i martelli quando giochiamo contro i mazzi Arishem. Vision non è male. Però secondo me Loki è più forte. Quindi vado a fare Loki. Anche perché lui essendo un mazzo Arishem probabilmente troveremo carte forti dalla sua mano. Tipo Blob. Invece abbiamo trovato un altro Loki con un Quinjet che non serve, una mistica che non serve, a meno che non top deck o Blob.
Leech non è male. Leech non è male. Devo dire la verità. Ma Leech non è per niente male. Leech non è affatto male. Io farei così. Facciamo Leech into Winged. Ci scontiamo ulteriormente Loki, avversario di Ragavita Marvel. Poi tira Pixie. Swappa tutto il mazzo. Noi silenziamo la mano, non si sa mai, che l'unica carta che ha in mano fosse il martello di Thor. E poi si vedrà con l'ultima giocata che non è niente di che, sono comunque 8 punti che bastano per andare avanti. E vediamo che succede. Si potrebbe spostare Capitan Marvel, vediamo. Vediamo, lui ha comunque una carta, però l'altra è silenziata. Andiamo a vincere questa partita senza letteralmente fare nulla. Cioè non abbiamo tirato neanche una mucca, abbiamo tirato solo carte random. Ma ci è bastato per vincere, perché fare quel rogue su Mobius è stata win condition, signori. Non siamo riusciti a pescare Gwenpool. Io, guarda, mi sto triggerando a bestia. Mi sto triggerando a bestia. Prendiamo l'avatar di Gwenpool. Cioè, voglio fare l'ultima partita perché non è possibile che non ho pescato. Cioè, faccio un video con la carta 9 e non la pesco neanche un game. Cioè, prima o poi uno, non so, alla decima partita, una delle 24 le deve pescare. Molto bello questo avatar di Wolverine. Mindscape. Ne abbiamo Blob. Lui non è un mazzo. Lui è un mazzo Deadpool, quindi è un Self-destroy. Ovviamente tiro Capitan America perché non mi sembra il caso di tirare debris contro un self-destroy per fargli scontare ulteriormente death. Shang-Chi è troppo forte. Cioè, viene voglia di tirare Loki. Ma Shang-Chi è troppo forte. Passerò. Siamo talmente forti con il mana cheat. Ok, adesso fatto Killmonger, non lo so, si potrebbe quasi fare Debris. Comunque adesso è il turno di Nelipagolo. Attenzione, peschiamo Death scontata. Allora a questo punto cambia tutto, ragazzi. A questo punto cambia tutto. Facciamo Debris qua. La priorità ce l'abbiamo noi, lui probabilmente andrà a spaccare. Quindi facciamo Debris qua. Ci andiamo a scontare sia Death che Mockingbird. È rischi questa play che ho fatto. Ok, in realtà lui non ha spaccato una mazza. Però l'unica cosa positiva di tutto questo è che noi abbiamo scontato a zero Mockingbird. Io posso fare Blob. Doppio blob into Mockingbird. Di pescare Gwenpool non se ne parla, cioè è proprio impossibile. Questa giocata qua però posso farla. Sappiamo che lui Death ce l'ha in mano, quindi non l'avrà tirata adesso. Peccato aver pescato la Death, perché se la sconta anche lui. E soprattutto io ho dato Shang-Chi, non ci sto pensando. Quindi lui ha Shang-Chi su blob. E l'avversario invece si è ritirato immediatamente, non hanno voluto neanche vedere le carte. Che poi in realtà non gli davo una mano brutta, perché gli davo Shang-Chi into Death, che non era bruttissima. 36 punti di proprio sono sembrati troppi. Cioè, manco qua dentro, Gwenpool, dov'è? Questo si è mangiato 40 carte e non ha preso una Gwenpool. Io faccio un video di un'ora e mezza finché non pesco Gwenpool. Non è possibile, ragazzi. Devo fare un'altra partita. Devo fare un'altra partita per forza. Ora è diventata una questione di principio. Eccola! Finalmente, ora possiamo chiudere il video. Attenzione, Gwenpool che si propone con un eventuale clone invasion e che si propone con Brood. Oltre allo script, ragazzi. Ci piace questa cosa. Valentina. E adesso che si fa? Io farei Brood into Gwenpool, sti cavolo.
Guarda, non snappo perché sennò questo è causa che se snappo non mi fa tirare Gwenpoli. No, questo è scam però. Dai, Attiran no. Cioè, Attiran no, ragazzi, dai. Attiran no. Ma mi rifiuto. E allora facciamo così. Ci buffiamo le carte dalla mano, poi le rimischiamo perché non posso mandare. I buff sono andati su Valentina e su Vision. Chi lo sa se dopo ne prenderemo altri. Però non so chi si attiva prima. Teoricamente ci attiviamo prima noi. Forse dirò anche Storm. Guarda, non voglio snappare. Sono contento che ho tirato Gwenpool. Ovviamente non ho ripescato nessuna carta buffata. Lui sposterà Nocturne per cercare di impedirmi di chiudere il draft. È comunque una buona play, soprattutto con un mazzo fatto apposta. Gwenpool, secondo me, vedrà molto gioco, ragazzi. L'avversario ci snappa in faccia, non ce ne frega assolutamente niente. Lo snap, noi siamo contenti di aver giocato finalmente Gwenpool. Vediamo cosa la draft ci darà. Non so chi si attiva prima della. Probabilmente si attiva prima della draft, infatti. Warrior Force. Warrior Force. Warrior Force è veramente unlucky. E attenzione, poi scarta carta a caso. Però attenzione perché qui potrebbero morire delle sue carte. Ma cari, cara, lei cadrà dopo. Quindi noi qua andiamo a fare leader. Forse leader lo faccio anche di qua. Facciamo leader into Scar. E perché Makari andrà proprio in Warrior Force per evitare che muoiano le 2-5 avversarie? Ce lo chiediamo tutti. Ah, Dark Oak c'aveva lui, ecco perché ha snappato. Questo Dark Oak è più grosso del nostro. Makari sappiamo già dove finirà. Però Makari lo fa a fine turno. Fa di là che non serve una mazza. Beh, che mazzo è lui? Scusatemi. Cioè, quale mazzo gioca le Sif, Dark Oak, Nocturne, Magneto? I don't know. Vabbè, comunque qua facciamo Valentina Entusaurum. È il nostro final turno. Lui probabilmente giocherà un pezzo grosso su Warrior Force. E invece non gioca niente. Facciamo anche questa contro il bro. Bro, abbiamo vinto quasi tutte le partite, ragazzi. Quindi, come vedete, Arishem, il ladder è un rullino di marcia incredibile. Totalmente l'opposto di quello che è Arishem, secondo me, è in Conquest. Che è una carta. Conquest è una carta completamente random. Non ci potete fare affidamento per una strategia. Il mazzo è fortissimo, signori. Gwenpool finalmente l'abbiamo pescata. Gwenpool sembra una carta veramente bella. La vedremo nei prossimi giorni. Fatemi sapere nei commenti con cosa state rankando. Se vi piace il mazzo e soprattutto se vi piace la nuova carta. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e novità del canale. Noi ci becchiamo tutte le sere in live. E questa sera, mi raccomando, signori, con i giveaways. Scaricate Hunt dalla descrizione. Mi raccomando, è bella.